Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti come ogni settimana come ogni inizio di settimana al trading, scusate, al webinar del lunedì delle ore 18. Io sono Riccardo Zago e anche questa settimana, per la terza settimana di fila, abbiamo Pietro Origlia qui con noi. Buonasera Pietro, come stai? Ciao Riccardo, buon trading a tutti, tutto bene, grazie. Ottimo, beh, allora ovviamente auguri a tutti i milanisti che si sono portati a casa il 19° scudetto, quindi mi faccio gli auguri da solo anche, però poi insomma anche a tutti gli altri. È stato un bellissimo campionato, devo dire, abbastanza avvincente, ecco, rispetto anche agli anni precedenti. Insomma, negli ultimi 2 anni è stato molto avvincente, quindi viva lo sport! E se non sbaglio, Pietro, tu sei tifoso della Fiorentina, Sì. giusto? Quindi come hai chiuso questa stagione? Beh, nell'alternanza, come giusto che sia, credo che alla fine il Milan abbia meritato di vincerlo e come squadra la Fiorentina dopo 5-6 anni siamo tornati in Europa, quindi da questo punto di vista anche bene, dai. Come dicevi tu, un bel campionato questo. Molto bello. Lorenzo chiede: ma Origlia non è toscano? Appunto. infatti, Lorenzo, per chi dovrebbe tifare? Comunque, sì, la Fiorentina quest'anno ha fatto veramente un campionato interessante. Detto ciò, quindi chiudiamo la parentesi dello sport e andiamo a vedere. Il corso di Pietro, che tra l'altro la prima lezione è andata benissimo, abbiamo veramente non ci bastavano nemmeno 3 ore, penso, Pietro, perché veramente abbiamo parlato di tantissime cose. Abbiamo parlato di tantissime cose, ma la parte più importante l'abbiamo tenuta per la lezione successiva. Quindi le posizioni nette corte degli investitori istituzionali, gli internal dealing, li vedremo nella lezione numero 2. Qui c'è scritto 17, c'è stato un piccolo errore di sistema, adesso mettiamo a posto tutto, sarà alle ore 18. Sarà alle ore 18, come sempre, quindi 26, ok, tra pochi giorni. Parlando proprio di posizioni nette degli investitori istituzionali, come detto, come scritto anche nel post di quest'oggi, c'è un'azienda su cui bisogna iniziare a, non dico posizionarsi, ma dobbiamo iniziare comunque a fare dei ragionamenti. Giusto, Pietro, l'azione che andiamo a vedere questa sera è, se non sbaglio, Eurotech. Cosa sta succedendo? E te lo chiedo direttamente a te. Gli investitori istituzionali stanno chiudendo le posizioni ribassiste, ne stanno aprendo di nuove. Come possiamo sfruttare questa occasione? E nel frattempo Beh, vado subito a prendere il grafico di Eurotech. il titolo viene da possiamo dire, da una pesante discesa, e quella infatti lo fai vedere benissimo tu, durante il 2019-2020 aveva toccato livelli anche vicino ai 10 euro, poi questa importante discesa, diciamo che ha pagato il lockdown, ha pagato la pandemia, ordini non arrivavano e qui le posizioni corte poi hanno avuto effetto con delle importanti posizioni ribassiste da parte di istituzionali. Cosa sta succedendo nelle ultime settimane e che potrebbe, tra virgolette, seguire quello che è successo, il caso Saras, e quindi esserci qualcosa di simile. Le posizioni corte stanno diminuendo di settimana in settimana e quindi questo può aprire le porte ad un importante recupero, che sarebbe poi un importante recupero rispetto appunto ai massimi che abbiamo toccato qualche anno fa. Noi lo abbiamo sottolineato più volte, non sono la chiusura delle posizioni short, non sono un vero e proprio segnale, però ci indicano, ci possono aiutare. Poi aiutandoci dall'analisi tecnica per un cambio
cambiamento di trend sul titolo appunto Eurotech. E qui dicevamo posizioni dette corte in forte diminuzione, soprattutto da parte di un fondo che aveva superato anche il 2% del capitale. Siamo scesi sotto l'1%, erano più fondi comunque presenti all'interno del titolo, e quindi monitoriamola perché qualcosa può succedere durante appunto le prossime settimane. Quindi sotto osservazione in watchlist il titolo Eurotech. In watchlist il titolo Eurotech ce lo segniamo, tra l'altro a livello tecnico notiamo che è stato raggiunto un importante minimo, il minimo del 2020, abbiamo raggiunto sì, non proprio il minimo, ma comunque la zona dei minimi intorno alla soglia dei 3,3,3 insomma. Quindi a livello tecnico siamo su una buona zona supportiva e quello che stiamo assistendo, a cui stiamo assistendo adesso è un trend laterale sostanzialmente. È vero che negli ultimi giorni intendo, è vero che i minimi sono crescenti, però insomma siamo ancora all'interno di questo range. Non possiamo, penso poi correggimi se sbaglio, Pietro, affermare che il trend sia già cambiato. Dobbiamo, i prezzi hanno testato diverse volte quello che era, scusate, eccolo qui, il minimo del 7 di marzo di quest'anno è stato un minimo importante, accompagnato anche da volumi interessanti, poi rotto. Questa zona è stata rotta al ribasso, chiaramente seguendo quello che è il trend principale. Un piccolo test, un tentativo di rottura è stato fatto il giorno 21 di aprile, con i prezzi che hanno raggiunto addirittura la soglia dei 3,69, però vedete, non sono mai riusciti a chiudere, e siamo sul timeframe giornaliero, al di sopra di questa zona. Quindi, trend laterale. Posizioni nette, corte gli istituzionali stanno chiudendo le posizioni short e chiaramente nella prossima lezione vedremo come sfruttare e come individuare innanzitutto queste posizioni e poi come aiutarci grazie agli indicatori. Hai qualche livello chiave qui che secondo te potrebbe poi scaturire un nuovo rialzo? Sì, anche perché su quei quasi sui massimi odierni, leggermente sotto e leggermente sopra, abbiamo sia media mobile a 50 giorni, ma come dicevi tu, l'indicatore super trend su base giornaliera che se breccato darebbe veramente forza al titolo e a quel punto si potrebbe veramente innescare un importante movimento direzionale anche in scia al forti per venduto che ha raggiunto il titolo durante tutti questi mesi, e quindi potremmo veramente essere di fronte, tu lo sottolineavi, lo dicevi bene, il trend primario rimane ancora un trend discendente, un trend ribassista, però come poi tutti i trend che si rispettano, per invertirlo abbiamo bisogno di un segnale di forza. Nel breve si sta riprendendo qualcosa, però siamo giunti su dei livelli, credimi, interessanti. Qui potrebbe appunto succedere qualcosa perché il break dei 3,65 e 3,70, dal mio punto di vista, cambierebbe le sorti del titolo Eurotech. Bene, quindi teniamoli d'occhio questi livelli. Eccolo qui, il livello che diceva Pietro. Eccoci qui, 3,7. Insomma, questo è un livello chiave. Teniamolo d'occhio. Poi chi ci seguirà il corso saprà anche come andare a operare. Quindi vi aspettiamo giovedì sera. Molto interessante questo titolo. Teniamo quindi un'inversione di tendenza. Un'altra occasione interessante, se non sbaglio, era su Tecnogym. Bravissimo. Un altro titolo che quindi adesso andiamo ad analizzare. Ovviamente, ragazzi, poi se avete delle domande o comunque volete analizzare qualche altro strumento, scrivetecelo qui in chat. Insomma, lo dico soprattutto a quelli nuovi, c'è la possibilità di scrivere, insomma, tutte le domande che volete, nella sezione delle domande e noi, tempo permettendo, chiaramente andremo ad analizzare il tutto. Detto ciò, andiamo a vedere questo Tecnogym. Allora, Tecno Jim, eccolo qua, SPA. Eccoci qui. Allora, che sta succedendo invece su questo titolo? Vado a prendere un bel time frame giornaliero, sempre va sempre bene vedere un po' più da distante la situazione. Anche qui notiamo che 7 marzo 2022 è stato segnato un minimo molto importante che è andato a testare anche la soglia supportiva, tutta questa soglia qui, compresa tra i 6 e i 5,5 minimi del 2020 a 5,60, mentre i minimi del anzi no, scusate, minimi ottobre
Dov'è qui? Ok. Ottobre, fine ottobre 2020 a 5,6 e minimi di marzo 2020, quindi in piena pandemia, a 5,3. Che sta succedendo però se andiamo a zoomare un po' questo grafico? Chiaramente il trend principale, come potete vedere, è ribassista con massimi e minimi via via decrescenti, però anche qui, come in precedenza, qualcosa magari si sta muovendo. Sembra proprio che anche qui siamo all'interno di un trend, che anche qui siamo all'interno di un trend laterale, eccolo qui, e che una rottura di questa zona resistenziale potrebbe chiaramente poi aprire la strada ai rialzi ben più importanti. Attenzione però, perché qui troviamo subito un'altra resistenza che a mio avviso potrebbe essere interessante a livello tecnico. Cosa sta succedendo invece sul titolo Tecnogym, Pietro? Beh, intanto tu l'hai sottolineato benissimo, quel trend di lateralità potrebbe anche essere una figura di continuazione, lo abbiamo spiegata giovedì scorso, figura di continuazione all'interno di quel trend partito dai minimi del mese di marzo. Erano degli importanti minimi, un titolo che ha pagato, ricordiamocelo, le chiusure, ricordiamoci Peloton a Wall Street ha toccato degli importanti minimi e quindi siamo nello stesso settore. E cosa succede? Che qui, anche come su Eurotech, la mano forte da parte di istituzionali ha spinto al ribasso il titolo. Qui ancora ci sono tre fondi che sono al ribasso sul titolo e quindi perché da monitorare? Perché anche qui cercheremo di andare a capire quando queste mani forti, quando gli istituzionali inizieranno a chiudere le posizioni. Siamo quasi, insomma, tra la somma dei tre fondi è quasi al 2,6-2,7% del capitale short, che è una soglia importante, un livello importante, considerando che siamo di fronte a una mid cap, e quindi monitoriamo anche questo titolo. Per quanto riguarda le posizioni corte, lo andremo a vedere giovedì, però quella fase di lateralità potrebbe veramente aprire le porte ad un importante rimbalzo, un importante recupero, e anche qui la strada davanti, nel caso in cui si avesse sì un segnale tecnico, sì un segnale con la chiusura da parte degli istituzionali, un segnale importante, un segnale forte che andrebbe quindi a proseguire quel recupero che se ne è scattato nel mese di marzo, e avremmo dinanzi a noi target ambiziosi che potrebbero anche essere superiori agli 8,50 con estensioni anche verso i 9, perché già abbiamo l'ampiezza di quel rettangolo che tu hai disegnato al rialzo, e quindi target importanti sul titolo Tecnogym. Ora, come ora, non c'è un segnale operativo, lo sottolineiamo, però lo mettiamo sotto osservazione, lo mettiamo in watch list, perché appunto potrebbe risultare, potrebbe tornare interessante nelle prossime giornate. Ecco, quindi vedete come è importantissimo anche osservare i grafici con pazienza, non avere fretta ed entrare solamente quando ci sono dei segnali abbastanza chiari, perché è chiaro che se attendiamo i segnali chiari, il rischio sicuramente di prendere lo stop è minore. Quindi attenzione, un messaggio che mando anche io è facciamo attenzione ad anticipare troppo le entrate. Abbiamo parlato già del timing ne nella lezione, perché potrebbe essere veramente controproducente. Molto interessante quindi a livello tecnico anche Tecnogym. Vedo che ci sono diverse richieste, Digital Bros, UniEuro, Rivian. Prima di vederle però, direi che possiamo andare a commentare quello che è il grafico di una delle più importanti banche italiane, se non europee, che non è questa. Scusate, questo è il nostro indice FTSE MIB. Eccoci qui, siamo su Unicredit. Perché voglio parlare di questo? Perché ne avevamo già parlato la settimana scorsa. Uno degli obiettivi primari, se non sbaglio, era 10,40-10,45. Insomma, ci siamo quasi. Anche la seduta odierna è stata, diciamo, positiva. Siamo già a 10,31, massimo oggi in area 10,34. Volevi aggiungere qualcosa, visto che ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana? Beh, sì, ci eravamo esposti anche, se ti ricordi, sia nella giornata di lunedì fa, ma anche durante il corso, quando abbiamo detto che la soglia di 10 euro era un importante livello operativo oltre i quali si sarebbero aperte strade al rialzo. Abbiamo spiegato i motivi anche perché erano importanti 10 euro, quindi chi ci ha ascoltato durante il corso ha anche notato poi la bontà
del timing, perché tu parlavi del timing, il timing è importante quando si vanno a mettere in campo delle operazioni, long o short che siano, e credo che noi dicevamo, sembra quasi un calcio di rigore scritto, un calcio di rigore a porta vuota, il target di 10,40-10,45, perché credo che quello è il primo target dove andrà direttamente il titolo, e poi prenderemo, faremo un'ulteriore analisi. Lo andremo a commentare, poi lo andremo a commentare giovedì, perché poi si potrebbero aprire ulteriori strade al rialzo fin verso la soglia degli 11 euro. E ricordiamolo, è un titolo che ha pagato tantissimo la presenza in Russia, però durante le ultime giornate notizie positive su anche possibili, abbiamo visto l'articolo del Financial Times su una possibile fusione con Commerzbank, come ha fatto bene al titolo, e quindi credo che questo possa essere un altro dei titoli legati al settore bancario che potrebbe sfruttare oggi la Lagarde, lo ha confermato, il rialzo dei tassi in Europa. Sappiamo benissimo come un titolo bancario sfrutterà, potrebbe sfruttare in maniera importante questo rialzo dei tassi nel vecchio continente a partire dal secondo semestre del 2022. Assolutamente, quindi poi chi lo sa se 11 euro operazione sarà l'ultimo target, anche perché poi una volta rotto il livello di 11, attenzione perché possiamo anche andare a chiudere questo gap o comunque ritornare in area 12, scusate, ecco qui, 12 euro operazione. Forse è troppo presto per parlare di un target così ambizioso, nel frattempo però noi abbiamo detto, e già ripetuto la settimana scorsa, 10 era un ottimo livello su cui entrare subito dopo la rottura, con un primo obiettivo qui in area 10,38, scusate, 10,10 e 40, e il prossimo obiettivo rialzista, chiaramente qualora il trend continuasse in questo modo, è 11 euro per azione. Andiamo ora però a commentare velocemente il nostro indice, eccolo qui, il nostro FTSE Italy 40 Cash. Prima di farlo però Luciano mi chiede se sarò all'IT Forum di Rimini e tra l'altro dice so che Pietro ci sarà. Pietro, ci sarai all'IT Forum di 17-18 Rimini? facciamo due interventi, quindi sì, sia giovedì che venerdì. Fantastico, io purtroppo non ci sarò, dovevo venire ma ho avuto degli imprevisti, quindi purtroppo dovrò saltarlo, magari poi ci rivedremo a quello, insomma a quelli successivi, poi durante l'anno ce ne sono diversi. Detto ciò, cosa succede sul nostro FTSE MIB? Mi sembra comunque una giornata abbastanza positiva quest'oggi, chiudere sopra i 24.000. Considerando anche, Riccardo, che oggi abbiamo staccato dei dividendi che hanno inciso per l'1,45, quindi al netto è come se oggi il nostro indice principale avesse guadagnato l'1,45%. Aver ripreso la soglia dei 24.000 punti è un segnale importante. Credo che, lo dicevamo anche questo negli altri incontri, i mercati europei iniziano ad avere una buona forza relativa nei confronti soprattutto di quelli americani, e quel recupero che si è innescato durante le scorse ottave può proseguire. Credo che abbiamo nelle corde la possibilità di andare a fare 24.500, e poi si farà un'ulteriore analisi per capire se i 25.000 punti diventa un target sostenibile per il nostro mercato. Noi più volte lo abbiamo anche questo ribadito, siamo un mercato bancocentrico e le banche oggi le abbiamo viste come erano in forma, BPM, la stessa BPR, nonostante lo stacco del dividendo che chiude positiva, quindi un mercato che sulla spinta delle banche può veramente ritornare ad essere non dico quello che abbiamo lasciato all'inizio del 2022, perché da lì poi il mondo è un po' cambiato con lo scoppio della guerra e banche centrali aggressive, però dare dei segnali di forza e continuare il recupero sicuramente è un bel segnale che il nostro mercato ci invia. Assolutamente, e se poi andiamo anche a tracciare, eccoci qui, una linea di tendenza, comunque ci accorgiamo che c'è stato questo impulso importante dai minimi, la rottura non solo della linea di tendenza, a me piace molto di più individuare i supporti statici, comunque anche la rottura della, scusate,
sto parlando di tutta questa zona, eccola qui, 23.500-23.700 punti. A mio avviso, un ritorno al di sotto di questo minimo potrebbe riportare, insomma, poi il nostro indice all'interno del trend ribassista principale, con chiaramente obiettivo sui minimi di marzo. Però, se questi minimi reggono, insomma, a 24.500, come abbiamo detto, è il primo obiettivo, e poi successivamente abbiamo 25.000. In ottica operativa, a mio avviso, si può scendere anche su time frame inferiori, per esempio su un time frame H1, ci accorgiamo che qui abbiamo minimi, massimi minimi crescenti. Sul primo segnale di debolezza valutiamo un acquisto, quindi anche intorno alla soglia dei 24.000-24.050, anche perché in ottica rapporti di rischio rendimento siamo di fronte a un'ottima operazione se prendiamo in considerazione il primo obiettivo in area 24.500 e il target price finale in area 25.000, in quanto lo stop loss andrebbe posizionato un primo stop loss, quindi poi andremo anche a frazionare l'uscita sotto il minimo in area 23.800, con magari anche uno stop loss un po' più in basso, intorno area 23.700. Bene, allora vediamo di rispondere a un po' di domande. Luciano, a 16.17 è il Dayty Forum, corretto? È vero, sì, comunque giovedì e venerdì. Un peccato, ve lo conoscete di persona. Anch'io volevo vedervi tutti di persona, sarà per la prossima volta, però insomma là ci sarà Pietro, ci sarà Enrico Lanati, ci sarà anche Riccardo De Signore, quindi insomma di persone ce ne saranno, eh? E immagino che anche voi sarete in molti, e questo è sempre bello, poi ricominciare 20 dal vivo. Cosa vogliamo andare a vedere? Allora, vediamo un po' di domande. Chiedono Unipol SAI. Vediamo. E dopo io però voglio andare a vedere anche S&P 500, che oggi stava segnando una performance abbastanza interessante. Comunque, Unipol SAI, eccolo qua, un titolo che personalmente non seguo tantissimo, però qui abbiamo anche uno dei massimi esperti di azioni italiane, quindi insomma andiamo a commentare a livello tecnico quello che è il grafico di Unipol SAI, un recupero veramente molto importante dai 2 euro per azione. Adesso siamo intorno ai 2 punto, ai 2,5. Tu hai fatto qualche analisi di recente su questo titolo? Beh, io credo che la debolezza delle ultime giornate potrebbe essere sfruttata per entrare al rialzo. Importante il recupero che si è sviluppato dal 7 di marzo in poi. Fin quando le quotazioni si manterranno sopra i 2,49-2,50, credo che abbia le chance di andare a rivedere i top che abbiamo toccato durante il marzo-aprile, ovvero l'area del 2,68-2,72. È un titolo che si è dimostrato forte anche in quella fase in cui il mercato era debole, e quindi è anche il recupero della giornata odierna dai minimi è sicuramente un segnale importante. Non è un titolo malvagio. Poi ripeto, il settore bancario potrebbe tornare ad essere in forma. Naturalmente, il mio consiglio è di non riempirsi di banche con la view di banche positive, perché poi No. spiegheremo anche come andare a indirizzarsi sui settori, come cercare di diversificare, cercare nel comparto bancario quei titoli che dal punto di vista della forza relativa o dal punto di vista speculativo possono essere più forti tra loro. Quindi andrei a fare questa distinzione. Però chi lo ha in portafoglio chiuderei sotto 2,5, altrimenti lo terrei ancora e credo che abbia le possibilità di ritornare verso quei top che abbiamo visto durante le settimane passate. Sì, 2,5, eccolo qui, è il minimo di oggi praticamente, quindi sicuramente, oh, scusate, ho Dovrebbe sbagliato, esserci lo ok. stacco del dividendo oggi, quindi al Sì. net dovrebbe essere. Corretto, corretto. Quindi attenzione, abbiamo detto prossimo obiettivo, a mio avviso 2,7 è sicuramente una resistenza chiave insomma, da raggiungere, e da lì spostare stop loss in pareggio piuttosto che portare a casa parte del profitto, insomma gestire al meglio la posizione. Allora, quello, e poi riprendo anche l'argomento di Pietro, molta attenzione perché
bisogna sempre diversificare, eh? Non dobbiamo fare lo stesso errore che magari da molte persone è stato fatto nel 2020, anzi, magari, sì, 2020-2021, e cioè andare a posizionarsi solamente nel comparto tech americano perché saliva tutto all'infinito. Ecco, quindi non facciamo ora lo stesso errore per chi lo ha fatto di andare a posizionarci long su tutte le banche, perché se abbiamo fatto un errore non dobbiamo ripeterlo, ok, anche quest'anno. Andiamo però avanti, dobbiamo andare a vedere. Allora, S&P 500 volevo vedere io e poi continuiamo con le vostre domande. Eccolo qua, l'indice più importante in assoluto. Allora, partiamo da un'analisi prettamente tecnica sul time frame giornaliero. Allora, settimana scorsa abbiamo testato nuovamente la soglia, siamo sull'S&P 500 Cash, nuovamente la soglia dei 3.900, 3.850 punti. È chiaro che qui si è creato un doppio minimo, a mio avviso anche abbastanza importante. Questa sarà una settimana importante, secondo me potremo anche rivedere nuovamente S&P sui 4.100 punti. Il trend rimane ribassista perché comunque guardate la candela di mercoledì 18 maggio, questa candela è comunque un segnale di forza da parte dei venditori. Guardate che importante ribasso che è andato a mangiarsi tutti i rialzi visti il giorno 13 e poi successivamente anche il 17 di maggio. Quindi trend principale ribassista, chiaro, senza ombra di dubbio, però un piccolo trade contro trend io lo valuterei. Magari target finale 4.100, di intermedia abbiamo, scusate, perdonatemi, come target intermedio abbiamo 4.050. Se però ci spostiamo anche su time frame più bassi, quello che volevo farvi vedere è questo. C'è stato un recupero a V molto importante, eccolo qui, quindi minimo intorno alla soglia dei 3.820 e poi un recupero importante. Questo, a mio avviso, è un segnale rialzista. Di conseguenza, se questa zona tiene, possiamo rivedere, come detto, S&P a 4.100 punti. Ora, l'operatività per i trader più aggressivi è chiaramente quella di entrare a mercato da questi livelli 3.970 sicuramente è un buon punto, altrimenti per trader più conservativi valuterei, poi chiaramente nei gruppi Telegram noi dove condividiamo l'operatività vi diciamo quello che facciamo noi, però un ritorno per esempio in area 3.940 sarebbe ancora più interessante perché qui si va a comprare a prezzi migliori e lo stop loss rimane sempre rimane basso. Quindi c'è il rischio di perdere il treno, come si dice? Sì, però entrando qui, se ci sarà un momento di debolezza, acquistiamo S&P a 3.930 e abbiamo uno stop loss molto stretto perché già la rottura di questo livello, adesso lo andiamo a vedere qui, il minimo. Cos'è? 3.909? Ecco, già la rottura del livello di 3.909, se vogliamo rimanere un po' più larghi, facciamo anche 3.900, ci porterebbe chiaramente in stop loss. Però guardate che rapporto rischio-rendimento, perché l'obiettivo è, come dicevo, in area 4.100. Come la vedi tu, Pietro, sull'S&P? Beh, io credo che la candela che abbiamo visto venerdì è sicuramente, e quindi si ritorna poi a parlare di segnali di inversione, e noi abbiamo visto quell'hammer importante nella serata di venerdì. In particolar modo il recupero si è sviluppato quasi tutto negli ultimi 60-90 minuti di venerdì scorso, con un indice che era andato a toccare un nuovo minimo di periodo. Da lì c'è stata proprio la chiusura di posizioni, secondo me, short. E qual è il messaggio che è arrivato da oltreoceano? È che con quei volumi importanti, una chiusura quasi vicino ai livelli della parità, quindi vicino ai valori di giovedì scorso, un recupero importante dei minimi,
Chi era short non ha voluto proseguire durante il weekend, quindi ha voluto chiudere le posizioni e lo stiamo vedendo oggi con questo importante recupero che è dettato anche da buoni volumi e credo che quel target che tu hai detto, 4.100, anche in questo caso sia possibile. Certo, ricordiamoci sempre che il movimento di venerdì, il movimento odierno, dobbiamo leggerlo come un normale rimbalzo tecnico in sci al forti pervenduto, non cambia di una virgola il trend primario, quello che si è sviluppato dai top del 2022, però può essere un importante rimbalzo, un importante recupero, i 4.100 ci stanno e io credo che, come anche tu più volte hai sottolineato, credo che questo anno è caratterizzato dall'apertura di posizioni dopo o forti vendite o forti acquisti. Quindi andare poi dinanzi a dei rally, dinanzi a dei rimbalzi ad aprire posizioni ribassiste è al contrario, forte, forte escursione al ribasso, l'occasione per piazzarsi al rialzo per sfruttare appunto le posizioni long. Perché è un mercato, quello attuale, un mercato molto difficile con degli elementi che hanno portato nervosismo, soprattutto volatilità, perché la volatilità è tornata sui top di periodo e quindi tutti quegli elementi che non ci fanno in modo per aprire posizioni che possono durare un bel po' di giorni, ecco. Esattamente, tra l'altro se scendiamo anche sul 5 minuti, proprio adesso c'è stato un aumento di volatilità, siamo ancora, giusto anche per, giusto in ottica intraday, chi ci segue è comunque sempre appassionato anche di trading intraday, ragazzi stiamo testando la soglia compresa tra i 3.970, 3.965, la tendenza è rialzista, quindi per il momento la mia view rimane long, poi se scendiamo sotto certi livelli, bisogna fare più attenzione. Un altro livello interessante lo abbiamo qui in area 3956-3960. Io ho un long da questi livelli, però lo stop loss è al di sotto di questo minimo segnato intorno alle ore 17:10. Per i più trader più conservativi, invece, segnalo anche un altro livello importante che è il minimo di questa candela ad alta volatilità. Vado a segnalarvela, eccola qui. Questo è stato il segnale rialzista, a mio avviso, più importante del giorno, subito dopo quello delle ore 16:25, dove abbiamo assistito a uno spike ribassista importante, una chiusura poi sui massimi che ha portato poi a un rialzo importante fino a un livello chiave che a mio avviso era 3.973. Detto ciò, però, come ho detto in precedenza, 3.940. Se i prezzi rompono al ribasso questo livello, il trend di oggi potrebbe venire meno. Questo per quanto riguarda i trade intraday. Scusami, Ci sono anche. Riccardo, prova a mettere il grafico con candele e orarie e ci accorgiamo, facciamo vedere come le candele di venerdì delle ore 19, 20 e 21, due hammer, 19 e 20, poi quelle delle 21 altamente esplosiva, come ti dicevo, che ha dato poi il via a quell'importante recupero sull'S&P 500 che poi sta continuando anche oggi. Esattamente, quindi importantissima sempre anche la price action, la lettura delle candlestick che come sempre ci dà le informazioni più importanti. Lorenzo chiede se guardiamo anche il grafico a 5 minuti. Personalmente sì, perché come avete visto anche durante le dirette del mercoledì che faccio e anche del giovedì facciamo scalping in diretta, quindi sì. Chiaramente i lottaggi in diretta sono un po' più bassi perché non è la stessa cosa operare da soli senza dire niente e operare in diretta con magari tante persone e fare le analisi e fare trading anche con un conto reale. Però le operazioni che vado a fare in diretta sono vere e cerco semplicemente di analizzare la situazione attuale. Più si scende di time frame, chiaramente più è difficile andare ad operare. Allora, ci sono delle domande anche sul Nasdaq. Ok, allora noi lo andiamo a vedere. US Tech 100, qualche livello operativo pure sul Nasdaq. Lo andiamo a vedere subito. La view ovviamente è la stessa, però se devo scegliere. In questo periodo, se devo scegliere un indice su cui operare,
soprattutto se parliamo di trade long, non vado sul Nasdaq, non vado sul Nasdaq, che è quello che, vista la situazione macroeconomica generale, l'aumento dei tassi di interesse, è quello che soffre di più, perché come sappiamo le aziende tech sono quelle che soffrono di più. Diciamo che se si va sul Nasdaq, se si va sul Dow Jones, l'operatività è un po' più complessa, io rimango sull'S&P 500, che è quello un po' meno stressante, ecco, diciamo, su cui operare. Però avete fatto delle domande sul Nasdaq, andiamo a vedere quelli che sono i livelli chiave a mio avviso. Allora, andando ad analizzare questo che è il time frame, questo che è il time frame orario, notiamo che ci troviamo su una zona resistenziale abbastanza importante in area 12, compresa tra 12.000 e 12.070. Anche qui, se il trend rialzista continua, abbiamo un obiettivo intermedio sul Nasdaq in area 12.200 e un target price finale in area 12.500. Questi, secondo me, sono i livelli più interessanti. Pietro, tu operi anche sugli indici americani? E se sì, qual è quello che magari anche in ottica multiday, non parlando solo di trading intraday, quello su cui ti trovi meglio ad operare? Beh sì, io credo che basta vedere poi le performance di oggi, ci accorgiamo come il Nasdaq ancora soffre per i dubbi, i timori riguardanti l'inflazione, riguardante poi la risalita dei rendimenti obbligazionari, quindi credo che sia forse l'indice in questo momento meno adatto per andare al rialzo, al contrario andrei a sfruttare e naturalmente riguardo anche perché non possiamo quando facciamo trading non guardare praticamente la bussola che è sul mercato, la bussola l'ha detta l'S&P 500, andare a guardare l'S&P 500, cercare anche in questo caso di trovare alcuni settori che possono essere interessanti e in questo momento lo lascerei leggermente da parte il Nasdaq perché tu lo hai sottolineato, naturalmente potrebbe tornare ad essere interessante nel caso in cui su questo indice ci fosse un'ulteriore capitolazione. Ora siamo tornati con prezzi su 12.000 punti, però qualche banca d'affari lo dà anche sui 10.000-15.000 punti. Quindi, e poi lì potrebbero nascere delle importanti occasioni. Sappiamo che invece, al contrario, l'S&P 500 e alcuni settori possono in questo momento rappresentare delle occasioni, perché abbiamo visto come alcuni titoli sono scesi parecchio. Più volte abbiamo parlato anche di un titolo come Apple che può rappresentare con le vendite a cui abbiamo assistito durante anche la scorsa settimana, può rappresentare un ottimo investimento, perché credo che siamo in un settore quello che ci accompagnerà anche nei prossimi anni, quindi poter tornare ad essere anche questo uno dei titoli da mettere sotto osservazione. Assolutamente sì, insieme a tutte le altre big tech, come le chiamiamo, chiaramente anche Google è sceso molto molto, sì, abbastanza, insomma, dai suoi massimi storici, e sono queste quindi le occasioni che dobbiamo sfruttare. Quindi in un periodo in cui i titoli tech stanno soffrendo per via delle politiche monetarie, dobbiamo cercare quelli che sono i titoli virtuosi, chiaramente facendo una nostra analisi, perché comunque andiamo a comprare delle aziende veramente importanti che nel lungo termine, molto probabilmente perché non c'è niente di certo, potranno continuare a crescere in maniera importante. Anche qui su Apple dicevamo il trend è ribassista, 140 dollari è sicuramente un supporto dove iniziare a valutare delle nuove posizioni rialziste, ma di lungo termine, nel breve, lo possiamo vedere, il trend è short. Quindi se parliamo di trading, eviterei in ogni caso, nonostante il trend ribassista, di shortare il titolo Apple. Io Apple non lo shorto. Se invece parliamo di più ampio respiro, quindi si parla di anni, allora in quel caso siamo comunque, insomma, i prezzi sono scesi abbastanza e secondo me iniziare a fare degli acquisti di qualità, come a mio avviso, un titolo di qualità Apple, iniziano ad essere interessanti a questi prezzi. Ricordi Allora, Riccardo, avevamo parlato quando andavamo a cercare i settori, di cercare di contestualizzare anche il periodo dove ci muoviamo. Ai tempi abbiamo detto di dirigerci con la nostra view sul settore petrolifero, perché è il settore che
anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, può continuare ad essere il settore più interessante, perché noi dovessimo andare a fare, a mettere la famosa forza relativa anche sul mercato americano, cosa ci accorgeremo? Ci accorgeremo che ai primi posti ci sono tutti i titoli legati al settore oil and gas, legati al green, quindi titoli che in questo momento rappresentano forse le idee più speculative, quindi è giusto anche seguirle. Esatto, allora andiamolo a vedere uno di questi titoli. Ne stai tenendo d'occhio qualcuno, così che ti viene in mente? Beh, ce n'erano parecchie, c'erano ExxonMobil, quindi c'erano parecchi di questi titoli che erano forti sul mercato americano. E ricordiamo, poi sfruttano la risalita del prezzo del petrolio, sfruttano i margini di raffinazione, quindi titoli che bene o male sono impostati al rialzo, come anche in Italia, abbiamo detto più volte, Eni, Tenaris. E quindi nelle fasi correttive, le fasi di leggera debolezza rappresentano occasioni e questioni importanti. Ne avevamo parlato di Tenaris, non mi ricordo se l'ultimo trading live forse, avevamo proprio parlato di questo titolo che stava performando veramente molto, avendo anche raggiunto la soglia dei 15, la soglia dei 15, quindi ogni ribasso poteva essere un'occasione di acquisto. A che punto siamo per esempio su Tenaris? 15 Beh, oggi il sembra essere. titolo ha staccato anche un dividendo in dollari, quindi anche qui giornata importante, nonostante lo stacco del dividendo, il titolo si mantiene in area 15,30, quindi si mantiene sempre sopra quella soglia che abbiamo detto anche durante il corso, la soglia dei 15 euro, e credo che questa, al netto dello stacco del dividendo, oggi sarebbe a livelli ancora più in alto, e credo che quindi prosegue quel trend chiaramente rialzista, ascendente, e io credo che i 16 euro nel corso delle prossime giornate potremmo tranquillamente andare a vederle. Quindi teniamo d'occhio Tenaris con un eventuale obiettivo in area 16. Allora, prima di salutarvi, io vi ricordo che il corso è ancora scontato del 50%, solo per voi che state guardando questa diretta e per chi poi riceverà la registrazione, alla fine di questo webinar o comunque subito domani mattina il prezzo aumenterà in quanto lo sconto del 50% è terminato e passeremo a una scontistica un po' più bassa, intorno al 40%. Quindi se siete interessati, questo è il momento giusto. Sono le 18:44, c'erano altre domande su Nvidia, Moncler, Beyond Meat, tantissime altre domande, le vedremo magari mercoledì al Trading Live. Io direi che per oggi abbiamo visto tutto, quindi di nuovo, anche questa settimana, grazie mille Pietro. Te. E noi, insomma, ci vediamo giovedì sera, alla seconda lezione del corso, dove ricordo, impareremo a, studiare le posizioni degli hedge fund. Grazie Pietro ancora. Grazie a te Riccardo, buona giornata a tutti, buona serata, buon trading. Buona serata a tutti.